a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su PixArk. Allora amici, sono andato un po' avanti off camera, adesso vi faccio vedere tutto, ma prima di iniziare vi ricordo, mi raccomando, supportate questa serie con un bel po' di like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ragazzi, attivate la campanellina delle notifiche, perché come sapete YouTube fa veramente schifo sulle notifiche, quindi magari se attivate la campanellina qualche miracolo può succedere e magari vi arriva la notifica dell'uscita dei nuovi video. Comunque vi ricordo che io carico tutti i giorni due video al giorno alle ore 15 e alle ore 18. Quindi passiamo a PixArk. Sono andato un po' avanti, come vedete sono riuscito a farmi gli strumenti in rame perché veramente non ne potevo più di quelli in pietra, perché non servivano a una ceppa di nulla, e mi sono fatto praticamente un'altra piccola struttura che è, diciamo, un po' in legno, un po' in pietra, giusto per cambiare, non è che sia chissà che dal punto di vista estetico, ma giusto per cambiare. Tra l'altro lì ho visto che gli ho lasciato i muri, sì, devo cambiare anche tutte queste pareti qua, cioè volevo fargli solo l'ingressino, ma effettivamente questi li potrei anche magari togliere, che non c'entrano nulla. Quindi ne mettiamo uno qua e ne mettiamo uno qua, perfetto, perfetto, ok, aspettate, questi li ributtiamo dentro, ok. No, qua me li devi mettere, perfetto, perfetto. Allora, come vedete mi sono fatto questa piccola struttura, diciamo così, appunto, un po' in legna, un po' in pietra. Poi qua cambierò anche tutti questi muri, li faccio tutti in pietra. Come detto, uè Ptero, mi fai pigliare un infarto. Ok, giusto per cambiare. Cosa ho messo qua all'interno? Allora, ho messo alcuni tavoli che ho sbloccato con gli engrammi. Questo è il tavolo che ci serve per creare le vernici, che ci permettono ovviamente di verniciare le varie cose. Poi qua ho messo un tavolo che serve per questi cappelli assurdi da, appunto, Terror Bird, da squalo, insomma tutti questi cappellini qua, che però non posso ancora fare per il momento. Qua ho messo la workbench, diciamo quella classica, che ci dà la possibilità ad esempio di fare gli attrezzi in rame, eccoli qua, funziona né più né meno come quella di Ark. Avete le cartelle con le varie strutture, vedete, in stone, piuttosto che poi si sbloccheranno ovviamente anche le altre, le armature, che però al momento non ne ho quasi nessuna, ho solo lo shield, però mi serve la cosa della tartaruga e io non ce l'ho, il guscio della tartaruga. E come armi anche questo, c'è il raptor o c'è quello del dedicuro con, penso, la coda, ma non ho incontrato ancora dedicuri in giro, quindi niente. E poi ho messo la forgia. La forgia praticamente ci permette, mettendo appunto del rame, vedete, di andarci a craftare appunto i lingotti di rame per poi fare tutte le varie cose, i tools, le armi, man mano che sbloccheremo le varie cose. Qua nel fuel gli mettete ovviamente la legna e l'accendete e vi andate a craftare appunto quello che vi serve. Io al momento l'ho già usato, tanto ho trovato dello zolfo in giro, non so ancora che cavolo me ne possa fare, ma lo scopriremo. Dove ho trovato il rame? Ah, qua tra l'altro c'ho la mia lucciola che mi sono ritamato, eccola qua. Tra l'altro, ah ecco, mi sono fatto anche i vestiti in pelle, perché almeno ci permettono di avere un pochettino di protezione in più, anche se veramente molto poca la protezione comunque che abbiamo al momento. Praticamente il rame ho fatto né più né meno che come su Minecraft, mi sono scavato appunto la galleria, dove tra l'altro qua ho trovato anche lo zolfo, ecco perché mi sono tamato la lucciola, così vedete posso scavare e avere luce nello stesso tempo. E vedete che qua abbiamo i diversi tipi di materiale. Questa qua è la solita flint che abbiamo, mentre questo qua invece è appunto rame. Vedete, copper ore, lo troviamo così con questa texture, e qua possiamo andare avanti tranquillamente a scavare. Vedete che con diciamo gli strumenti di rame ovviamente facciamo molto prima, perché prima con quelli in pietra impiegavo veramente un fottio a scavare la roccia, qua due colpi la tiriamo via senza problemi, invece con quelli in pietra prima ci impiegavamo veramente un casino. Ecco qua che ho trovato, credo, dell'altro zolfo, da quello che mi ricordo. Vediamo, sì, esatto, qua è tutto zolfo ragazzi, che poi capiremo a che cosa ci servirà, per cui se avete bisogno di materiali la cosa migliore è fare né più né meno che come su Minecraft, cioè farvi una galleria e iniziare appunto a scavare. Qua tra l'altro sto trovando un fottio di zolfo, non ho ancora trovato del metallo in giro, ed è un po' un peccato perché mi potrebbe servire per farmi magari, credo, qualche armatura di metallo, immagino, penso proprio di sì.
Questa è semplicemente Dirt. Ok, qua c'è tutta Dirt. Non sto andando qua davanti dove vado. Tra l'altro ho esplorato anche un po' in giro e ho trovato di tutto e di più. Ho trovato centauri, ho trovato grifoni. Ragazzi, che cacchio hanno messo in sto gioco lo sanno solo loro. Ah, del carbone, abbiamo trovato anche del carbone, ottimo. Questo ne avevo trovato solo uno scavando in giro. Quindi vedete che proprio né più né meno come su Minecraft, ragazzi. Probabilmente più si va poi sottoterra e più c'è possibilità di trovare cose interessanti, diciamo. Allora, direi quindi che qua abbiamo fatto tutto. Qua magari chiudiamo la porticina, così non abbiamo problemi. Qua mi sono fatto una scalettina per andare al piano di sopra, dove ho parcheggiato appunto il nostro ptero. Quello che ho tamato era di livello molto più basso, perché purtroppo non avevo trovato nessun altro di livello più alto. Adesso è a livello 15, non è chissà quanto, però tra l'altro mi ha anche level appato, quindi aumentiamogli la stamina e siamo pronti ad andare a esplorare. Vedete quello che ho esplorato finora dalla mappa. Non ho esplorato tantissimo, qualcosina però l'ho esplorata, quindi vorrei andare avanti a esplorare. Se possibile vorrei riuscire a trovare un altro bioma di quelli verdi. Vedete che i biomi qua sono divisi a seconda del colore e in base al colore, come vedete sulla mappa, con i teschi, da quello più basso, quindi dai biomi azzurro e verde, che sono i biomi più tranquilli, arriviamo ai biomi più cazzuti e quindi più pericolosi. Quindi io vorrei evitare ovviamente di finire in questi biomi, perché sennò ci schiattiamo veramente male. Quindi io proverei ad andare giù di qua, che è una zona che ancora non ho esplorato. Purtroppo quando si vola, ragazzi, mi carica le texture alla lentezza di Haroldo Thierry da giovane. Ah, iron! Wow, ragazzi, ho trovato l'iron! Figata! Questo cos'è? Flash rock? Ok, questo non so cosa sia, è una roccia particolare. Ma qua, ragazzi, ho trovato l'iron. Io questo me lo prenderei tutto, cioè tutto. Tutto no, perché sennò poi vado su troppo col peso e lo ptero non ce la fa. Ma io un bel po' di iron, ragazzi, me lo prenderei, perché ho la possibilità di craftarmi poi le cose in ferro. Abbiamo anche level upato, siamo a livello 26, come vedete, quindi un po' stiamo andando avanti con il level up. Che cacchio è ste cose? Che sono le cose degli azzechi qua? Ok, allora sì, sapevo che c'erano delle strutture, ma non pensavo queste, cioè addirittura delle piramidi. Io non oso immaginare cosa ci sia all'interno di queste strutture, però. Non oso veramente immaginare cosa ci sia all'interno. Da un lato vorrei andare a vedere, ma ho paura che mi facciano le chiappette a strisce. Ok, io già qua sento roba brutta. Io però non mi fido, perché ragazzi al momento, cioè, come armi ho un bastone di legno. Non credo di impensierire nessuno con queste armi. Ed entrare qua dentro credo che sia molto molto pericoloso. Che cacchio è sto coso? Ok, qua c'è una casa, cioè c'è una struttura insomma, e qua siamo nella Mountain Forest. Ok, cosa ci sarà qua sotto? Un po' c'ho timore di andare a vedere cosa ci sarà qua sotto, eh. Un po' c'ho timore. Allora, c'è strapieno di bambù e io avevo visto che c'erano da sbloccare tutte delle strutture in bambù, per cui volendo ci potremmo fare anche le strutture in bambù. Allora, io intanto mi aumenterei magari sempre un po' la salute, che credo sia un'ottima idea. Non ho idea di cosa ci sia qua sotto, vediamo se riesco a spaccare. No, maledetto, non mi fai spaccare le strutture neanche col piccone, vero? No, no. E non è che volevo... Ok, là vedo qualcosa che si muove. Che cavolo è quel coso? Non so che cosa sia quel coso. Ma io non vorrei scendere, ragazzi, per il discorso di prima, perché non ho armi, non ho nulla. Qua è pieno di strutture. È veramente pieno. Perché qua ce n'è una. Cioè, sicuramente dentro c'è roba utile. Io non lo metto in dubbio. Ma come cacchio faccio ad arrivarci io qua sotto? Allora, niente ragazzi, come detto, al momento non mi fido, anche perché poi qua l'ingresso è proprio dove c'è l'acqua e io non so in acqua che cacchio c'è.
Qua vedo qualcosa di brutto anche qua sotto. Cos'è? Ah, è un... Ma è un trike? No, non è un trike. Che cavolo è quel coso? Non ne ho idea. Ma che cacchio di bioma questo? Cioè, è strapieno di strutture, ragazzi. È strapieno. È strapieno. Dentro sicuramente ci saranno robe utili. Perché sicuramente ci saranno. Comunque ho in mappa perché è strapieno di quest. Vedete? Ci sono i robottini delle quest, quindi comunque me li segna in mappa, per cui io poi so che tanto qua c'è bella roba e sicuramente ci torneremo, ma vorrei evitare di farlo adesso perché, ripeto, cioè, rischiare così è veramente suicidarsi direttamente. Novis Grassland, oh ok, allora questo dovrebbe essere invece un bioma tranquillo, tipo quello dove sono io. E a me era un po' questo che interessava trovare, per vedere però se magari c'erano degli altri dinosauri tranquilli, perché qua in teoria dovrebbe essere appunto proprio il bioma per diciamo i novizi. Quindi insomma bioma per chi è all'inizio, quindi dovrei trovare in teoria credo solo dodo o comunque cose tranquille. In realtà di dinosauri non ne vedo manco uno. Ok, sì, qua è tutto bioma tranquillo. Optero, che palle. Ok, qua è tutto bioma tranquillo. Ah, meno male. Meno male ragazzi, meno male. Perché sinceramente mi preoccupano un po' gli altri biomi, come detto, almeno finché non le... Quello che cacchio è? Aspetta che ho visto una roba... Dove sei, Ptero? Ptero? No, 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 fammi salire, eh. Fammi salire che là c'è una roba brutta. Ok, grazie. Che cavolo è sto coso? Che c'è un coso qua in fiamme, ma non so cosa sia. Fammi avvicinare un attimo, cos'è? È comunque una roba brutta. Non so cos'è, ma di sicuro una roba brutta. Ma sembra una fiomia. Che cacchio è quel coso? Ma è pieno, ce ne sono altre qua. Però non so assolutamente cosa sia. No, ma sono cinghiali questi qua. Ah, sono i cinghiali questi. Ok. Va bene, quelli sono tutti i cinghiali. Qua tra l'altro ci sono anche delle rovine. Che però tra l'altro in parte sono bloccate. Perché vedete? No, porco, che cacchio è questo coso? Che cavolo è? Oh porca di quella miseria, che cacchio c'era lì? Che cacchio era? Un ragno gigante? Cosa cacchio era? Ma cos'è? Porcaccia, che cavolo è quello? Ma porca quanti ce ne via, 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 via! Porca Eva, no, no, scappa, 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 scappa! Che cacchio è quel coso? Ok, non so cos'è, ragazzi, ma io me ne vado. Proprio alla velocità della luce me ne vado via. Ah, faccia riposare qua l'Optero. Non credo che ci siano schifezze, spero. Io comunque sto pronto a schizzare via. Porca ceva, che cavolo di cose che c'erano là. Non so assolutamente cos'è che erano. E manco me ne frega sinceramente di saperlo. Ma io a questo punto, ragazzi, me ne torno a casa perché è veramente, veramente preoccupante. Quel coso lì c'era un coso gigante che m'ha tirato dietro delle altre cose. Non ho visto cosa cavolo erano. E come detto, manco me ne frega di vederlo e di scoprirlo. Qua è pieno di dragoni perché sono ok nel Golden Realm. Va bene. Io ancora un po' di ferro me lo prendo, tanto vedo che l'Optero peso ne poteva portare ancora parecchio, per cui vediamo di prenderne ancora un pochetto. Ok. Sì, direi che così comunque può bastare, per l'inizio, come detto, non so. Ho trovato anche dell'argento! Guardate qua l'argento, ragazzi, no, allora mi piglio pure l'argento. Ok, c'era anche l'argento, impieghiamo tanto a prenderlo l'argento, vedete? Stiamo impiegando veramente parecchio, ma abbiamo trovato anche l'argento. Che figata! Che figata, abbiamo trovato pure l'argento, ragazzi, ottimo. Oggi puntata dedicata al mining su questo gioco, ma del resto serve tantissimo perché, come vedete, le risorse che si possono trovare sono davvero davvero tante. Ok, il mio Ptero è sempre lì, perfetto. Guardate qua l'argento. Fighissimo. Quindi io adesso posso iniziare a farmi il ferro finalmente, anche se in realtà
Anche se in realtà non ho almeno al momento cose da fare. Però vedete, posso fare lingotti di ferro e quelli di craftameli tutti e anche quelli di silver. E questi sicuramente ci serviranno, ragazzi, ci serviranno di sicuro un bel po', quindi intanto iniziamo a farli. Guardate che carino anche l'effetto della nostra forgia, diciamo, della nostra fornace che appunto brucia, bellissima. Perfetto, allora qua magari mettiamo queste altre risorse, che poi dovrò anche scoprire cos'è questa flash rock, perché è anche questa flash sand, cioè sabbia e roccia flash, che francamente non so che cosa voglia dire, quindi mettiamo tutto qua per il momento. Dell'altro iron ce lo teniamo, che magari ci facciamo degli altri lingotti. Ok, quindi silver e blueprint, iron ingot, craftami tutto. Oh, perfetto, così me li fai almeno, ragazzi, qua vedete li abbiamo. Oh, perfetto, abbiamo la copper sword, questa ce la sblocchiamo, almeno ci facciamo una spada un attimino un po' più cazzuta e questa la facciamo subito. Possiamo farci il vetro, quindi la sabbia sicuramente servirà per fare il vetro, fantastico. Però io volevo vedere, oh, l'armatura in rame, ragazzi, ce la facciamo assolutamente. Ok, questo è lo stand per poggiare le armi, abbiamo anche il metal shield o il copper shield, cioè la copper spear, scusate, quindi la lancia, la lancia, diciamo, di rame. Questa dovrebbe essere la borraccia, anche questa me la vorrei craftare. Quindi iniziamo a craftarci un attimo le cose in copper, però giustamente devo acchiapparmi i lingotti. E vediamo, ok, così si ragiona, ragazzi, così si ragiona. Signor Paki, scusi, vorrei un attimo, mamma mia, ok, abbiamo segato malissimo via un Paki nel giro di mezzo secondo. Prendiamo qua un po' di pelle, quindi cioè i dodo li one-shottiamo praticamente. Andiamo col dodo, scusi, povero dodo, lo so che... Ok, one-shottato, sì, assolutamente sì. Vediamoci la fiomia, come se la regge con la spada. Aio, ok, comunque due colpi, one-shottata anche lei. Mamma mia, ragazzi. Allora, dammi un po' di roba. Perfetto, così... Chi è? Paki, lei ce l'aveva con me, scusi. Paki, non ho capito, lei forse ce l'aveva con me? Ok, ammazzalo, cioè li one shot malissimo. Così iniziamo a ragionare, ragazzi. Così sì che iniziamo a ragionare. Mettiamo un po' su anche sul danno, che non è male. Vediamo cos'altro possiamo sbloccare qua. Se possiamo sbloccare qualcos'altro, che livello siamo? Allora, qua sta roba, ok. La Stone Best Gate. Ah, questo mi servirà perché la porta, quella grossa, per i dinosauri. Ah, Metal Shield, eccolo qua. Dove si crafta? Alla workbench, ok. Quindi perché non l'ho trovato qua prima? Allora, proviamo a fare... perché sono sul... ok. Anche l'elmetto. Allora, facciamo il metal shield e ci facciamo anche l'elmetto, ragazzi. Almeno queste due cose ce le abbiamo, ok. Quindi mi metti qua lo scudo. Mettimelo magari... Perché non posso metterlo qua, scusami. Ok, me lo metti qua lo scudo? No, non me lo fa mettere, perché? Ah, ok, così, devo cliccare due volte. Ah, perché me lo mette qua. No, vabbè, ma che figata. Che spettacolo. No, vabbè, abbiamo anche la finestrella. Cioè, lui lo scudo lo tiene sempre in mano. Fighissima sta cosa, ragazzi. No, vabbè, ma è bellissima. Ok, tira via un po' di visuale quando ce l'ha giù lo scudo, perché effettivamente comunque tira via un po' di visuale. Ma vabbè, fa niente. Allora, vediamo un attimo, armor in copper. Allora, io posso farmi l'elmetto, no, mi tengo ovviamente quell'altro. Iniziamo a farci i guanti e ci serve dell'altra pelle, ragazzi. Quindi intanto i guanti me li metto qua, perfetto. Ok, quindi questa me la dai, ottimo. Andiamo a vedere come diventa il nostro bell'Ermenegildo con tutta l'armatura in rame. Mamma mia, mamma mia, quanto sei cazzuto. Guardalo qua, quanto cavolo è cazzuto il nostro Ermenegildo, anche col suo scudo. Allora, toglimi questi e mettimi i lingotti. Ok, e questi qua poi vediamo dove mettermeli, questi semi che ho di albero. Che mi converrebbe anche riseminare, peraltro. Perché riseminando questi qua, io ipoteticamente dovrei...
poter far ricrescere gli alberi, esatto. Quindi se io li metto, penso di doverli mettere credo vicino all'acqua, come, come su Minecraft immagino. Quindi mettiamoli qua un po' vicino all'acqua e vediamo poi se crescono, ragazzi. Vediamo, perché tanto la legna comunque mi serve, per cui... va bene, ragazzi, allora dai, io direi che posso fermarmi qua con questo Ermenegildo incazzatissimo con l'universo, perché guardate qua, sembra... Mamma mia, sembra un cavaliere dello Zodiaco ormai, con questa armatura in rame, con questo scudo spettacolare e la nostra spada. Finalmente siamo diventati molto più cazzuti rispetto a prima, quindi sarà un pochino più... semplice andare in giro, anche se non tantissimo, però insomma piano piano andremo a sbloccarci le varie cose. Mi raccomando, ragazzi, quindi come detto all'inizio, voi supportate questa serie con un sacco di like, condividete, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, io vi saluto da Pixar, che è tutto, noi ci ribecchiamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!